Hare Krishna. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Eva Kevalam, Kalo Nastieva, 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 Gatir Anyata. In questa era, questo è un verso molto citato da Srila Prabhupada, da Sri Chaitanya Mahaprabhu, in tutta la nostra successione disciplica, e nell'Upanishad, Kali Shantarana Upanishad, e dice Hare Nama, Brihad Naradiya Purana, bravo, Hare Nama, quello che abbiamo fatto fino adesso, Hare Nama, cantare i santi nomi di Hari, cantando i santi nomi di Hari, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Certamente è il metodo più potente. Kalo, nell'era di Kali, l'era nella quale viviamo, l'era della discordia e dell'ipocrisia, si litiga per niente, per pochissimo. L'altro ieri stavo andando in macchina e ho messo la freccia un attimo dopo. Ma ho sentito un clacson, ho guardato dietro e c'era quello dietro che non lo so se aveva una pistola, mi sparava. Mi ha superato e me ne ha dette un paio di quelle pesanti con un qualcosa dentro che... Non l'ho guardato, ho sorriso perché ho pensato, guarda come soffre questo. Cioè, per una cosa da niente, perché non è che gli ho tagliato la strada o niente, ho messo la freccia un attimo dopo. L'era della discordia e dell'ipocrisia, quindi... Una grande discordia, perché? Perché c'è la discordia dentro. Pravrittim cha, nivrittim cha, janana vidur asura. Gli asura non sanno, scambiano ciò che deve essere fatto per ciò che non deve essere fatto e viceversa. Quindi... Kali Yuga, Kalo Nastieva, 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 Gati Ragnata. Quindi il metodo più potente per l'era di Kali, per raggiungere la perfezione spirituale, è il canto dei mantra, è il canto dei santi nomi. Ecco perché noi cantiamo, ecco perché vi invitiamo gli amici a cantare. Nel canto, magari dopo canteremo ancora, quindi possiamo ricordare alcune informazioni, è molto importante l'attenzione che si mette nei mantra. Perché è fondamentale, si crea un campo di energia, se siamo in un gruppo, e tutto è come una barca, no? Se si rema tutti insieme, ci ricordiamo i film oppure anche nelle gare, no? Tutti insieme, c'è anche il come si chiama? Il timoniere, no? Come si chiama in termini tecnici, che qui siamo vicini, il timoniere, vabbè, che dà il ritmo, quando sono in tanti, no? Bisogna andare insieme, allora la barca va bene, spedita. Se uno... Il capovoga che sta attento e dà il ritmo. Così nel canto, quando si canta insieme, si chiama Sankirtan,
San vuol dire insieme, Kirtan, appunto glorificazione di Krishna, è importante che tutti siano il più possibile concentrati nel mantra. In che modo? Semplicemente ascoltando quando chi guida canta. Bisogna solo ascoltare il mantra, non bisogna fare qualcos'altro. Ascoltare la vibrazione. E poi quando dobbiamo cantare, cantare con molta intensità. Quindi si crea un campo di energia e di totale assorbimento nei mantra. Perché se mentre cantiamo, uno canta, l'altro non ascolta, uno guarda il cellulare e quell'altro pensa che domani è lunedì e chiude subito la parentesi prima di aprirla, e allora ci sono delle falle. Da qui entra un'energia che non è potente spiritualmente e indebolisce il potere dei mantra. Questo succede sia a livello individuale, quando si canta il japa al mattino, non so se qualcuno di voi canta, noi cantiamo tutti il japa, anche altri penso che stiate facendo l'esperienza del japa al mattino. Chi non la fa, la faccia, perché se siamo in Kali Yuga e il metodo più potente di liberazione e di realizzazione è il canto dei mantra, chi non canta perde delle grosse opportunità. Quindi individualmente bisogna cantare il mantra con molto assorbimento, ascoltando e cantando, ascoltando e cantando. E nient'altro, solo il suono, perché è il suono che è potente. Quindi a livello individuale. Quando siamo insieme, ancora di più. Bene, allora, avete qualche domanda sul mantra, sulle tecniche? C'è qualcuno che viene per la prima volta? Ah, Hare Krishna, ti chiami? Paola. Paola. Ti hanno invitato, amici. Così per approfondire, sì. Per curiosità. Sì. Benvenuta. Grazie. C'è differenza tra cantarlo e recitarlo, cioè cantarlo con una melodia, recitarlo. Non c'è differenza, è un accompagnamento, no? Quando si canta insieme nel bhajan, sì, ci possono essere varie melodie, ma dobbiamo sempre essere assorti nell'ascolto del mantra. Io dico a casa, no? E a casa, alle volte qualcuno canta mentre fa tante altre cose, no? Anche col japa in mano, risponde al telefono, pronto, Hare Krishna, Hare Krishna. Cioè, è come guidare al telefono. Sì, qualche volta può succedere, però può anche succedere un incidente. Cioè le probabilità di incidente quando si è al telefono, alla guida, aumentano vertiginosamente. Perché? Perché l'attenzione non è completa, no? Allora, quando noi cantiamo Hare Krishna, stiamo parlando con Krishna. Stiamo comunicando col mondo spirituale. Pensate alla potenza del mantra. Ma perché ciò avvenga, la linea deve essere sgombra, deve essere pulita. Perché se ci sono interferenze, stamattina noi al mattino, approfittate del sito, andate a vedere, connettetevi al mattino. C'è la lezione di Srimad Bhagavatam, c'è la lettura della Prabhupada Lilamrita. Ma stamattina
io mentre cucinavo di solito si mette, come tecnica, se Abhiram c'ha tutti i suoi intrugli tecnologici, non so, ogni giorno ne inventa uno. Quindi io, mentre lui leggeva la Lilamrita, io l'ascoltavo dalla cucina. Però siccome il computer era un po' troppo distante dalla linea, non sentivo, andavo e venivo, sentivo, ma la linea era disturbata, quindi era un disturbo addirittura. Quindi o aggiustavamo la cosa o spegnevo. Capito? Quindi diventa un disturbo. Ecco perché è detto Shruti Smriti Purana di Pancharatri, Pancharatri che vidim vina, Haikanti ki harer bhaktir utpataya iva kalpate. La bhakti che non è conforme a Shruti e Smriti. Shruti Smriti sono le scritture e tutto ciò che è in rapporto alle scritture. Shruti Smriti, Purana e Purana, Pancharatri, il Pancharatri che vedi, con tutte le regole che spiegano cosa bisogna fare, Aikantiki Harer Bhaktir, anche se uno dà mostra di Bhakti, oh Krishna, quanto ti amo, come Utpataya Iva Kalpate. Questo tipo di bhakti diventa un disturbo per la società. Come quello che succedeva stamattina. Per me era un disturbo. Ero anche un po' frustrato perché volevo ascoltare e non ne avevo la possibilità. Poi è arrivato a Birà, ha avvicinato un po' il computer. È bastato avvicinare di 2 metri il computer da lì e la linea prendeva e poi ho ricominciato ad ascoltare. Quindi quando noi cantiamo Hare Krishna, stiamo parlando con Krishna e stiamo ascoltando il nome di Krishna. E Krishna ci sta ascoltando. Se è possibile che qualcuno adesso, via internet, stia ascoltando, è possibilissimo. Salutiamo chi ascolta via internet. Haribol! Con una semplice connessione fatta di un pezzo di plastica e poco più, qui, poi in cielo c'è un po' più di un pezzo di plastica, comunque utilizzano, vengono utilizzati degli elementi materiali che sono già presenti. L'etere, giusto? Non è che se l'è inventata la Apple, non è che la Apple ha fatto l'elemento, ha creato l'elemento etere e l'ha messo nello spazio. No, ha utilizzato l'elemento etere che c'era già nello spazio, giusto? E ha creato la strumentazione tecnologica in grado di creare questo ponte, questa connessione. Quindi se è possibile con una piccola tecnologia creare un collegamento a livello planetario. In questo momento ci potrebbe essere uno anche a Tokyo con un computer e sente quello che stiamo dicendo. Capite? Cioè dall'altra parte del mondo. Qualche decennio fa era già, io mi ricordo quando ero piccino, no? Quindi qualche secolo fa, insomma, qualche tempo fa, pensare a una cosa del genere era fantascienza. Qualche secolo fa era impensabile una cosa del genere. Proprio non era nemmeno E adesso è possibile. Quindi, se utilizzando questa tecnologia è possibile collegarsi a livello planetario, quanto più è possibile collegarsi con il mondo spirituale. Ma la linea deve essere pulita. Gli strumenti devono essere posizionati nel modo giusto e allora si crea la connessione. Quindi
Inanna. Il cantare va benissimo, l'importante è che il canto sia attento. Una delle 10 offese da evitare durante il canto è cantare in modo disattento. Quindi noi non stiamo cantando una canzoncina per passarci i 5 minuti. No, stiamo parlando con Krishna, stiamo cantando Hare Krishna, stiamo glorificando Krishna. E quindi va fatto in modo in accordo a Shruti e Smriti. Allora, al mattino, quando provate ad alzarvi un po' prima rispetto a quello che già fate, anche se fosse già presto, ma non cantate, non meditate, provate ad alzarvi un po' prima e dedicare 5-10 minuti al canto. E questo canto fatelo in modo attento. Prendetevi un japa, se non ce l'avete già, e un japa che è fatto con dei grani. Perché? Perché il japa impegna anche il tatto, quindi gli organi d'azione e gli organi di percezione, i sensi, tutto. Noi siamo fatti di elementi materiali, il nostro corpo, quindi più elementi, non noi siamo fatti, il nostro corpo è fatto, ma in questo momento è un tutt'uno con noi. Quindi più elementi ci sono impegnati nell'ascolto e nel canto, e maggiore è il risultato della nostra concentrazione. Se la nostra concentrazione è totale, diventa totale, Krishna dice: ah, finalmente qualcuno che sta parlando con me. Perché magari ne vede tanti che sì, Hare Krishna, e Krishna li vede perché è nel cuore, no? Vede se il nostro canto è attento o il nostro canto è distratto. Quindi il japa va cantato attentamente. Quando veniamo qui, è bello essere qui, ma se vogliamo sentire ancora più forza, più potenza, e vogliamo che ci sia una purificazione davvero forte, allora dobbiamo metterci attenzione. Attenzione è sinonimo di devozione. Quindi con attenzione, ma la cosa meravigliosa qual è? Perché sembra uno sforzo, la nostra mente dice: ma no, ma io ho da pensare ai miei problemi, domani è lunedì, e questo e quell'altro, no? Perché la mente non vuole ascoltare il mantra, perché è l'inizio della sua fine. La mente materiale non ti permette di ascoltare il mantra, perché sa che se ascolti troppo il mantra, lei dove va poi? Cosa ti racconta? Non ha più niente da raccontarti, perché anche lei si mette lì ad ascolta. E quando uno arriva al punto in cui la mente si siede, finalmente, si siede sul sofà, allora il contatto viene stabilito col mondo spirituale e uno si ritrova catapultato a Vaikuntha, pensate un po', senza prendere aerei, senza andare a fare il check-in, il controllo, passaporti, di che adesso ogni volta che passi ti controllano tutto, capito? Cioè, fai un viaggio, arrivi stanco perché hai fatto un sacco di passaggi. Per andare a Vaikuntha basta semplicemente cantare Hare Krishna senza commettere offese, con massimo dell'attenzione si stabilisce il contatto col mondo spirituale. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Harinama Sankirtana, questo Hari Nama, Nama è il nome, Hari di Krishna, Golokera Premadana. Arriva dal mondo spirituale. È come se uno vi porta torna dalle vacanze, che ne so, in un posto
sperduto, un posto lontano, ti ho portato un bel regalo. E voi cosa dite? Sì, mettilo lì. E quello fa, come mettilo lì? L'ho portato apposta per te, ma 10.000 chilometri. Sì, ma mettilo lì, adesso non lo tengo. Ah, bello, sì. Come ci resta la persona che me l'ha portata? Non tanto bene, la prossima volta lo porta qualcun altro. Sì, so già quello che c'è lì dentro, anzi, riportatelo. Sicuramente non mi interessa, portalo all'usato. Cioè, se fate una cosa del genere, per un dono che va portato chissà da dove, è un oggetto che si potrà anche essere utile, ma lascerà sicuramente il tempo che trova. Il dono più prezioso del mantra Hare Krishna, che è il metodo per eccellenza per ottenere la perfezione spirituale, liberarsi dal ciclo di nascita e morti, realizzare la propria identità, comprendere finalmente chi siamo, e comprendendo chi siamo noi comprendiamo anche chi sono gli altri. Perché se non comprendiamo chi sono gli altri, è normale prenderli come quello là ha preso me. Cioè, avrebbe preso anche a schiaffi. Quando la metti? Domani la prendi. E poi ha finito con una cosa che Krishna non me l'ha fatta ascoltare, nella prima e nella seconda, perché ho sentito solo dei pezzettini, poi collegandoli ho capito dopo quello che aveva detto. Ma quanta rabbia c'era dentro? Ma come soffre una persona che sta così? Quindi quella sofferenza, noi abbiamo la possibilità di liberarci totalmente da qualsiasi tipo di sofferenza, di ansia, di invidia. E chissà come l'avrà preso il fatto che, cioè di solito uno reagisce, no? Che ne so, gli va le corna oppure... E invece io sono rimasto proprio indisturbato, a parte che devo girare a sinistra, ma proprio non mi ha toccato. No? Allora, Hare Krishna, va bene? Quindi quando cantate Hare Krishna, Paola, tu arrivi per la prima volta, avevi già sentito parlare dei mantra, del suono spirituale, ecco, quindi un minimo di qualche nozione ce l'hai, hai già fatto anche della pratica, sei stata anche in India per caso? Però magari qui hai partecipato, in Italia, dico, hai partecipato a qualche incontro, hai approfondito, hai letto qualcosa. Sì. Ecco. Sì. Va bene? Chant and be happy era diventato il motto ai tempi Prabhupada. Cantate e siate felici, ma perché il mantra renda veramente felici bisogna saperlo cantare. Allora, Hare Krishna, già adesso che abbiamo cantato un po', leggiamo la Bhagavad Gita, perché la Bhagavad Gita è la parola di Krishna che arriva sempre dal mondo spirituale, ma sotto l'aspetto filosofico. Se hai un grande perché, il come lo trovi. Sentii dire questa frase una volta. Se hai un grande perché, il modo lo trovi per fare le cose. Se il perché non è importante, non sei spronato, non ti viene voglia di fare. Quindi il mantra è il cosa fare, la Bhagavad Gita è il perché fare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, siamo arrivati nel quarto capitolo, siamo arrivati al verso 22, no? Il 22, che dice: Yadriccha Labha Santushto Dvandvatito Vimatsaraha Sama Siddhav Asiddocha Krittuapi Nanibadhyate. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Anzi, leggiamo anche i versi, parola per parole. Yadriccha significa spontaneamente. Labha, guadagno. Santushta, soddisfatto. Dvandva, dualità. Atita, superata. Vimatsara, libero dall'invidia. Samaha, fermo. Siddho nel successo, asiddho nel fallimento, c'ha anche kritva facendo, api sebbene, namai, nibadhyate, è contaminato. Traduzione: colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente. Sebbene agisca, non rimane mai condizionato. Ripeto, colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente. Sebbene agisca, non rimane mai condizionato. Spiegazione. L'uomo cosciente di Krishna non spreca le sue energie in sforzi superflui per le necessità del corpo. Superflui, quindi superfluo vuol dire non per le necessità vitali. È soddisfatto di ciò che riceve naturalmente. Non va a mendicare e non chiede prestiti, ma svolge un lavoro onesto secondo le sue capacità. E ciò che ottiene dal suo lavoro lo soddisfa pienamente. Non dipende dunque dagli altri per il proprio mantenimento. Praticando la coscienza di Krishna, non lascia mai che il suo servizio, servizio devozionale, sia ostacolato, ma è pronto a fare qualunque cosa e in qualunque condizione per servire Krishna, senza lasciarsi turbare dalle dualità di questo mondo materiale. L'uomo cosciente di Krishna supera queste dualità, caldo e freddo, gioia e dolore, perché non esita davanti a nessuna impresa per soddisfare il Signore e rimane risoluto sia nel successo sia nel fallimento. Queste sono alcune caratteristiche dell'uomo fermamente situato nella conoscenza trascendentale. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza spirituale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio.
Che bello questo verso, eh? Questo capitolo si intitola La conoscenza trascendentale. Quindi è la conoscenza che ci permette di situarci a un livello trascendentale. Perché se non siamo situati a un livello trascendentale, automaticamente siamo situati su un piano materiale. Quindi se la nostra coscienza è sul piano materiale, logicamente, come conseguenza logica, c'è il fatto che in questo mondo materiale c'è la dualità. Quindi gioie, dolori, caldo, freddo. Qualche pochissimo tempo fa eravamo fuori nel cortile, caldo, non c'erano problemi. Non c'erano maglioni, riscaldamento. Però, mi ricordo, se non c'era il ventilatore, si sudava. Adesso c'è il problema opposto, c'è il freddo. Ma uno non è che deve farsi turbare dalla dualità di questo mondo materiale. Ma come fare per non farsi turbare? Bisogna essere sul piano spirituale, il piano della coscienza di Krishna. E se questo piano noi non lo coltiviamo, se questa coscienza di Krishna non la coltiviamo, automaticamente scendiamo a un livello condizionato. Where I was starting? La dualità. No, quel discorso iniziale. Questo capitolo c'è. La conoscenza trascendentale, grazie. Conoscenza trascendentale è fondamentale, perché se noi non conosciamo la trascendenza, praticamente siamo ignoranti di noi stessi. E quindi siamo in una gabbia, magari anche dorata o anche d'oro, ma sempre in una gabbia siamo e non possiamo uscire perché siamo dentro questa gabbia. E qualcuno viene, è bello questo esempio, mi sembra che ci sia anche un'immagine da qualche parte di questa gabbia. Uno viene e ci dà da mangiare dentro la gabbia. Tieni. E noi, grazie. E lui ci sta facendo un favore, certo, ci sta dando da mangiare. Ma il vero favore qual è? Darci da mangiare dentro la gabbia? Oppure? Aprire la porta della gabbia. Perché la gabbia è aperta da fuori, è chiusa, si apre da fuori, è chiusa da fuori. E quindi noi siamo in gabbia. Se non abbiamo la conoscenza trascendentale, non conosciamo la trascendenza, quindi non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo, e tutto quello che facciamo è pulire, lucidare la gabbia. Ah, che bella gabbia. Oh, che bel sofà dentro la gabbia. Ma il sofà costa, allora bisogna lavorare. Allora dentro la gabbia, come i criceti, nella ruota del samsara, per totalizzare un tot di giri, perché più giri fai e più guadagnerai e più sofà potrai comprarti, perché poi compri il sofà, ti siedi, ma vedi che l'amico della gabbia a fianco è seduto sul sofà, ma sta guardando anche la televisione, e tu non hai la televisione. E cosa prende?
quello che abbiamo detto, abbiamo letto prima. Dvandvatito vimazzara. Mazzaria l'invidia. Vimazzara vuol dire liberarsi dall'invidia. In questo mondo materiale ci sarà sempre chi ha il sofà migliore del tuo, chi ha la televisione, chi ha la gabbia migliore. E quindi tu invece di preoccuparti per uscire dalla gabbia, che dovrebbe essere l'unica preoccupazione, perché un essere in gabbia è un disastro. Uno comincia a preoccuparsi e vede tutti in gabbia, no? E ognuno dentro la sua ruota, con il conta, il contapunti, no? E ogni tanto suona, ding, quando arriva, ah, e si sente ogni tanto, ding, 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 e tutti che corrono per totalizzare i punti, perché? Perché c'è in palio il sofà, la televisione, la macchina, e qualunque oggetto ci darà l'appagamento. Ma è vero che ti dà l'appagamento, non è che non sia vero. Ma che tipo di appagamento è se tu sei in gabbia? Anzi, per le anime elevate, realizzate, per questo è prescritto il distacco. Cioè quando uno studente va dal maestro spirituale, il maestro spirituale gli dice tapasa brahmacharyena samena vada mena va tyagena satya saucha bhyam yamena niyamena va. Tapasa brahmacharyena, tapasya vuol dire austerità. Gli dice subito, mio caro, tu sei in gabbia, vuoi uscire? In gabbia. Ma sei sicuro? Come sono sicuro? Certo che sono sicuro. Guardati e ti fa vedere, ti fa vedere allo specchio. E qual è questo specchio? Gli shastra. Gli shastra sono lo specchio. Noi li apriamo e ci vediamo. Om, infatti c'è un aforisma dei Veda che dice Om Shastra Yonitvat, la verità assoluta, Om Shastra, le scritture, Yonitvat, vuol dire può essere realizzata la verità assoluta attraverso le scritture, perché le scritture ti fanno da specchio, ti fanno capire chi sei, ti aggiusti, vedi un po'. Quindi quando il maestro spirituale ti mette davanti il suo specchio, che è lo specchio della sua conoscenza, e il fatto che lui non ha una gabbia, è libero, non ha il sofà, e non ha, però non ha nemmeno la ruota che gira con tapunti. Quando il maestro spirituale ti fa vedere chi sei, tu cosa vedi? La gabbia, per la prima volta. Sono in gabbia. Te l'avevo detto che eri in gabbia. E cos'è questa gabbia? Perché questa è una gabbia così sofisticata. Perché non si vede. Cioè, se noi avessimo intorno una gabbia fatta di sbarre di ferro, uno arriva qui, noi prendiamo degli specchi e tutti quelli che arrivano mi facciamo vedere, oh ma sei in gabbia, oh, in gabbia, mamma mia, non sapevo. Ma questa gabbia non si vede. E Krishna spiega nella Bhagavad Gita di cosa è fatta questa gabbia. Mana sanstani indriyani prakriti stani. Mamai vamsa jivaloke jivabhuta sanatana prakriti sthani karshati, no? Manasastan indriyani prakriti sthani karshati. Manasastan
Uno è dentro la mente. E la mente condizionata e condizionante è un'energia molto sottile. Quindi non ci sono delle sbarre da tagliare. E questa è la fregatura anche più grande da una parte. Dall'altra è una facilitazione, perché quando il maestro spirituale ti fa capire che tutto dipende dalla tua mente, perché è la mente che ti fa proiettare tutto, ti fa proiettare il sofà e tutto il resto, capite? Ti obbliga a correre nella ruota della sfortuna, che si chiama samsara, ciclo di nascita e morte. È sempre la mente, perché sono i ricordi, dice Krishna, Bhagavad Gita, sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo che determinano la condizione futura dell'essere. Quindi è sempre la mente che ti porta da un posto all'altro, da un corpo all'altro, da una situazione all'altra. Allora, quando la persona intelligente va dal maestro spirituale, il maestro spirituale non gli dice: guarda, non ti preoccupare, siccome la mente è fatta di elementi sottili, non è uno sforzo da niente, ma ho una bacchetta magica, tieni, va. No, il maestro spirituale ti dice: guarda che la mente è l'elemento più potente, altro che ferro, altro che acciaio, inossidabile. Non ce n'è. La mente è impossibile controllare la mente. È più difficile che controllare il vento, dice un altro verso della Bhagavad Gita. Perché la mente ormai è fatta di tutto quello che noi abbiamo sperimentato, vissuto, desiderato, assaporato, e chi più ne ha più ne metta. E quindi è proprio, è poi un elemento sottile, espandibile all'infinito. Quindi il maestro spirituale dice al discepolo: tapasa brahmacharina samenava damenava. Tapasa vuol dire devi fare austerità. Austerità. E cosa vuol dire austerità? Vuol dire fare qualcosa contro natura. Alzati prima al mattino. Perché se ti alzi sempre alla stessa ora, la mente sarà sempre uguale, non cambierà. Vuoi cambiare la mente? Fai qualcosa in più. E quindi tapasa brahmacharyana. Brahmacharyana vuol dire avere il controllo dei sensi. Per lo studente è il celibato, brahmacharyana. La continenza, perché? Perché il controllo dei sensi è una potenza che ti permette di controllare la mente. Quindi, come avevamo detto prima, se hai un forte perché, il come lo trovi. Ma allora perché? Perché in ballo non c'è il sofà. In ballo c'è uscire dalla gabbia prima che sia troppo tardi. Quindi tapasa brahmacharina samena va damena va. Mantenere l'equanimità e essere tolleranti, il controllo di sé, la purezza. Tyagena. Tyagena vuol dire la rinuncia. La rinuncia. Tyaga. Oh, guarda che bel sofà, guarda, mi siedo per terra, anzi, sono andato a fare un po' di yoga, mi hanno insegnato una posizione, mi basta un cuscinetto che mi ha regalato l'insegnante, e si sta da Dio. Ma guarda, hanno tutti il sofà,
con la televisione, guarda, non mi interessa né il sofà e né la televisione. Perché? Perché il maestro spirituale mi ha detto che se io tiagina, rinuncio al sofà e alla televisione, avrò la concentrazione necessaria per comprendere che sono dentro una gabbia. Se invece mi perdo a guardare il film, fra un po' fanno le televisioni a 700 pollici, no? Che per portarlo in casa, non lo so io cosa bisogna fare. Uno entra, ma faranno delle televisioni dove uno può entrare nella televisione. Perché se io mi perdo a guardare quel programma con il bel sofà, non capisco che sono in gabbia. E poi quanto dovrò sudare per comprarli. Ma guarda, non li paghi subito. Eh sì, ma la ruota gira. Guarda quanti criceti che sono in giro, tutti che corrono. No? Bing, e ogni tanto, bing, conta punti. Che... Allora bisogna fermarsi un attimo e ascoltare gli Shastra, che ci spiegano come è costituita la gabbia e come fare per uscire. Perché il maestro spirituale dà il sistema migliore per ognuno. Perché a qualcuno che va dal maestro spirituale, il maestro spirituale gli dice ok, continua a correre nella ruota. Perché anche se è della sfortuna, poi si trasformerà in quella della fortuna. Ma come? Ma l'altro gli ha detto di scendere e sedersi su una stuoia. A me ha detto di continuare a correre nella ruota e di comprarmi il sofà. Perché? Perché il maestro spirituale riesce a vedere il livello di evoluzione di ognuno. E se uno scende troppo bruscamente dalla ruota, rischia di spaccarsi una gamba, e di maledire il giorno che ha incontrato il maestro spirituale. E poi oltre al sofà deve comprarsi anche le stampelle e andare dalle persone che lo medica, che fa, ma come mai? Sono sceso dalla ruota, vedi? Ad ascoltare. Perché è vero, per ognuno c'è il momento giusto per fare le cose giuste. Quindi, ma in questo momento siamo tutti qui e siamo tutti fermi. Siamo tutti... Nessuno è davanti a un sofà, davanti a una televisione, è sulla ruota, siamo tutti fermi. Allora in questo momento possiamo approfondire la conoscenza trascendentale, la parola di Krishna che ci spiega, sta spiegando ad Arjuna come liberarsi dalla gabbia della mente. E per fare questo ci vuole la conoscenza trascendentale, non serve l'altra conoscenza di qualsiasi tipo di elemento o nozione o ditemi voi, non serve per uscire dalla gabbia. Quindi Nirdvandvo, come si dice? Dvandvatito Vimazzara. Allora bisogna liberarsi dalla dualità e dall'invidia. Bello perché dice colui che è libero, cioè fa l'elenco di tutto quello che uno dovrebbe fare, colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca non rimane mai condizionato. Quindi se noi capovolgiamo il verso, allora se uno non è libero dalla dualità e è invidioso, si dispera nel fallimento e gioisce quando c'è il successo e cerca sempre qualcosa in più perché non lo soddisfa mai niente. Tutto quello che farà lo condizionerà sempre di più
al karma. Quindi noi dobbiamo capire cosa fare della nostra vita, perché altrimenti arriva sempre il consigliere di turno che ti spiega come mettere l'olio nella ruota della sfortuna per farla girare meglio, come truccare il contapunti così conta più punti e suona più spesso, come trovare il sofà a metà prezzo, capito? Arrivano sempre e dicono, guarda, so io il segreto del successo e come tu potrai essere veramente felice. E ce ne sono in giro di questi consiglieri. Bisogna stare attenti e invece ascoltare i veri consigli dai veri maestri. Quindi Krishna istruisce Arjuna e poi la successione disciplica porta questa conoscenza. Ecco perché Prabhupada è andato a New York 50 anni fa, Eddie Bauer, il maestro spirituale fondatore, Prabhupada, lui è andato a 70 anni, è partito dall'India perché il suo maestro gli aveva detto di andare a diffondere questa conoscenza in lingua inglese. Ed è arrivato a New York e cosa ha visto? Milioni di persone in gabbia. E lui era libero, non era in gabbia, anche se non aveva soldi. Non era in gabbia. E infatti è stata una sua libera scelta andare negli Stati Uniti. Lui era a Vrindavana, era un sadhu, un uomo santo, un filosofo venerato e rispettato da tutti, non aveva nessuna necessità di andare. Anzi, per gli indiani andare all'estero è un mezzo dramma, perché poi se uno ha una certa età rischia di lasciare il corpo fuori da un luogo sacro e quindi col rischio di andare a finire chissà dove. E lui è arrivato a New York e ha visto milioni di persone in gabbia e ha detto, ecco perché il mio maestro spirituale mi aveva detto 30 anni prima, nel 65, dal 36, 30 anni prima gli aveva detto vai a liberare la gente in gabbia. Ma lui non ha potuto farlo fino in fondo, completamente, perché aveva un sacco di vincoli, un sacco di problematiche da risolvere, familiari, di lavoro, eccetera. Nirdvandva tito vimatsara sama asiddocha kritva pina nibadhyate. Quindi rimanere equanime nella gioia e nel dolore. Facendo così non saremo mai più condizionati. Da cosa? No, no, ma condizionati da samsara? Di cosa abbiamo parlato soprattutto? La mente. Brava Paola. Non saremo più condizionati dalla mente. Perché la mente è un elemento molto sottile, ma ti tiene in gabbia. E uno dice, ah sì sì, ho sentito, sì sì, interessante, sì sì. E poi si ritrova di nuovo sulla ruota, sul sofà, e dice, ma sì, vabbè, è interessante, ma non fa per me. O non fa per me, o non ce la farò mai. Ma non è vero, quelle sono tutte le frottole che ci racconta la nostra mente condizionata e sono le sbarre della prigione. Non è vero, noi siamo esseri liberi. In origine siamo parti e particelle di Krishna. E se Krishna dà questi insegnamenti, vuol dire che sono per noi, perché lui ci conosce, sa benissimo come funziona la cosa. E invece uno deve imparare ad ascoltare le istruzioni del maestro spirituale e metterle in pratica subito, il più possibile.
cosa devo fare? E il maestro spirituale non ti dice mai stravolgi la tua vita dall'oggi al domani, perché rischi di spaccarti una gamba. Ti dice fai questo piccolo passo in più rispetto a quello di ieri. Ah, solo questo, la miretta non è solo questo, fai questo. Domani mettete la sveglia un quarto d'ora prima. E cosa fate in quel quarto d'ora? Naturalmente vi sedete sul sofà. No. Cosa fate in quel quarto d'ora? Ci vogliono 10 minuti per fare un giro. 10 minuti. Prendete un japa, chi non ce l'ha. Chi ce l'ha lo tenga bello stretto, perché quello è lo strumento per la liberazione. Quella è la chiave della prigione. Prendete il japa, vi sedete. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perché? Quante volte abbiamo detto che il mantra, questo è il Maha Mantra, ci sono tanti mantra, e mantra, manas è la mente, e traya te vuol dire ciò che libera. Ecco perché è la chiave per uscire dalla prigione. Perché il Maha Mantra ha la potenza di sciogliere queste sbarre, che come abbiamo detto sono fatte di un elemento che è enormemente più potente dell'acciaio, ma c'è una sostanza in grado di scioglierla. E si chiama suono spirituale. Sì, ho la chiave, ma no, guarda che per infilare la chiave nel modo giusto devi essere attentissimo, perché non c'è molta luce, non l'hai mai fatto. È una chiave molto delicata e rischia di rovinarsi, poi non riesci più. Ecco perché il maestro spirituale ti dice canta con attenzione, perché anche per è mai successo che sei lì, devi mettere la chiave e c'è. Adesso per fortuna ci sono sempre i cellulari, qualcosa inventi. No? Non c'è la luce, anche infilare una chiave nel buco della serratura ci vuole attenzione. Quindi per infilare la chiave, per liberarci dalla mente che ci tiene incatenati da vita, 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 giorno, giorno, notte, giorno, quanta più attenzione ci vuole. Ma, e questa è la cosa meravigliosa, in realtà siccome le sbarre non sono fatte d'acciaio ma sono fatte di mente, la mente è tutto, ma in ultima analisi è anche niente, perché non esiste. Non esiste quando la superi, quando la trascendi, quando te ne liberi, quando la purifichi. Non c'è più. E dici, caspita, ero in gabbia, adesso non lo sono più. E allora ecco perché poi viene il gusto per il canto. E uno è lì che canta e dice no, ma allora non un quarto d'ora prima, ma io mi alzo mezz'ora prima. Perché se un giro di japa ha fatto questo effetto, se ne canto due sarà ancora meglio. Ecco perché noi ci alziamo presto, circa alle 4. Perché in quel lasso di tempo di 2 ore mentre cantiamo il mantra, quello è il momento migliore per cantare. E tutto quello che fai nella giornata è un'espansione di quel suono. Jai Haribo, Hare Krishna. Allora, se avete qualche domanda, qualche curiosità, si libera dalle sofferenze, però magari comunque il corpo, cioè non è che poi non ti ammali più, qualcosa così.
Si è sentita la domanda? Uno dice, sì, 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 ci si libera dalle sofferenze, però magari il corpo c'è sempre, e si ammala, e i problemi ci sono. Infatti Krishna dice ad Arjuna che impari a rimanere equanime nel successo e nel fallimento. Non ti dice, non ti racconta ciò che non è, perché nel mondo materiale ci sarà sempre la dualità. Finché siamo qui ci sarà sempre la sofferenza, le triplici fonti di sofferenza, adiatmica, adibautica, adidaivica. Adiatmica, le sofferenze che vengono dal corpo e dalla mente. Adibautica, dagli altri esseri che ti superano e ti mandano. E adidaivica, terremoti, roba che cioè, l'altro ieri mi ha preso l'ansia perché ho guardato, ogni tanto guardo il notiziario perché un po' devo essere informato. Qua c'è un'alluvione in arrivo, pioveva di rotto, una roba, eh? Ho detto, caspita, ma qui siamo a due passi dal Po. Andiamo a dare un'occhiata. Quindi mi sono affacciato e poi ho visto che in realtà è parecchio più in giù, quindi non c'è problema. Adidaivica, se pioveva altri tre giorni, voglio vedere come andava a finire lì con i barconi. E quindi noi cosa possiamo controllare? Però in montagna saranno tutti al settimo cielo, perché finalmente avrà nevicato, non so com'è andata, ma dopo stagioni che non c'era neve, finalmente avranno un sacco di neve, giusto? Quindi quello che ha fatto soffrire qui fa gioire là. Quindi vedete la dualità, no? Fallimento e il successo, la gioia e il dolore. Quindi Krishna non ti illude, non ti dice, guarda, che il mantra, con il mantra avrai tutto e tutto funzionerà perfettamente. No, ti dice, con il mantra, la conoscenza trascendentale, trascendi le dualità, ti liberi dall'invidia. E quindi mentre prima vedevi la televisione altrui, il sofà altrui, e ti prendeva parecchio male, e ti passava quello, ti mandava a quel paese e tu reagivi e ti rimaneva per vicente, se lo trovo la mano. Quelli lì li incontrerai ancora e i problemi ci saranno sempre, problemi fisici, adiatmici. Quello che imparerai a fare è non rimanere condizionato. E poi a un certo punto vedrai quei sofà e dirai, ma quanto tempo perso! Quanto tempo perso! Il tempo è la vera ricchezza e ognuno di noi ha 24 ore. Non è che c'è qualcuno più fortunato che ne ha 32. No, ognuno di noi ne ha 24 e può decidere di utilizzarle al meglio senza rimanere condizionati. Quindi studiando la Bhagavad Gita che ti spiega perché fare le cose e ascoltando le istruzioni del maestro spirituale che ti dice come mettere in pratica gli insegnamenti. La teoria, come renderla una pratica di vita. Quindi alzarsi presto, essere molto puliti dentro, puliti fuori, con bagni regolari, con il mantra, liberarsi da, seguire il Dharma. Il Dharma va seguito, ognuno nella propria situazione, non è che se uno ha famiglia, figli, dice, ecco, adesso ho sentito la parola di Krishna, guarda, arrangiatevi, io scendo dalla ruota. No, perché se hai i bambini lì che hanno fame e tutto il resto
No, no, pedala. E mentre pedali, tieni il japa in mano e ascolta attentamente. Lavora, devi fare il doppio lavoro, devi fare gli straordinari. E vedrai che gradualmente la ruota rallenta. Perché? Perché il mantra e la conoscenza trascendentale hanno il potere di trasformare i nostri desideri. E questa è la magia che si crea. Quindi quello che prima ti interessava così tanto e ti spingeva a correre così tanto, poi non ti interessa più. Gradualmente l'interesse diminuisce e quindi non c'è più la spinta che avevi prima per soddisfare quei desideri, ma trasformi i tuoi desideri in altri desideri e quindi la spinta che mettevi per correre là la metti per alzarti qua e quando suona la sveglia ti viene in mente la canzone che fa Jeev Jago, Jeev Jago, Gaura Chandra Bole, Kota Nidra Jao Maya, Pisa Chirakone. Svegliati, anima condizionata, Jeev Jago, Jiva l'anima, svegliati. Hai perso così tanto tempo sotto l'incantesimo della strega Maya, l'illusione. Gaura Chandra Bole, Gaura Chandra, Chaitanya Mahaprabhu che sta dicendo questo. Ti sta dicendo, sveglia. E allora tutta la forza che mettevi per soddisfare quei desideri adesso la convogli e quando suona la sveglia, anche se è dura, perché non è che poi non sia difficile alzarsi. Ti svegli e ti viene in mente Jeev Jago, Hare Krishna, la gabbia, il sofà, Hare Krishna, Krishna, e comincia a cantare ed ecco come può cambiare la vita, mettendo in pratica le istruzioni. Chi lo fa vedrà il risultato. Chi non lo fa si lucida la carne. Anzi no, sarà più frustrato ancora perché è passato un giorno e in quel giorno non ha lucidato la gabbia e i contapunti si è rallentato e comincerà anche a maledire chi l'ha messo nei guai. Assicuro che da che il mondo è mondo succede. Hare Krishna. Allora, altre domande? Della Bhagavad Gita. È l'albero dell'esistenza materiale. Perché è riflesso, capito? È il riflesso. Se tu vedi un albero riflesso, è tutto all'opposto. Ok? Questa, sentivo una lezione molto bella di Prabhupada mentre cucinavo e spiegava proprio bene di come questo mondo materiale è il riflesso del mondo spirituale. Però Krishna l'ha costruito così bene perché ci vuole veramente bene. Cioè, ma chi ha figli lo sa, cioè, come si dice, i figli sono un pezzo di cuore,
Giusto. Perché così? Ma se per un figlio, che è un figlio solo temporaneamente, c'è tutto questo affetto, questo trasporto, poi alla fine se uno non sa convogliare bene le energie può trasformarsi anche in odio profondo, perché ci sono certi che si odiano nelle famiglie, quindi uno non sa come convogliare questa energia e la vive male. Non riesce a dare affetto, quindi dall'altra parte nasce risentimento e quindi uno comincia a pensare, guarda che figlio ingrato, e quindi uno invece di amare il figlio odia il figlio e il figlio logicamente odia il padre, o la madre, il figlio, eccetera. Però di solito c'è questo grande amore, questo affetto per i figli. Ma sono relazioni temporanee. Quello che tuo figlio poi nella vita scorsa era tuo nonno o uno che hai incontrato per caso per strada. Però ti ha salvato la vita, allora tu gli devi dare la vita. Quindi si creano dei vincoli karmici, eccetera. Ma pensiamo al fatto che Krishna dice: tutte le anime sono mie, vibhinamsa, vuol dire sono espansioni infinitesimali di me. E Krishna non ha problemi, non deve andare dallo psicologo per risolvere i suoi problemi esistenziali, capite? Quindi l'amore che ha verso le entità viventi è infinito. E lui non vede l'ora che le anime condizionate smettano di illudersi pensando di poter essere felici nel mondo materiale, ma nello stesso tempo dà alle anime questa possibilità. Perché sa che è la cura migliore per comprendere. È quello che spiega Bhaktivinoda Thakur, Bala Citta. Il mondo materiale fa in modo, la terapia del mondo materiale crea, per quello che poi la jiva non torna più in questo mondo materiale, perché Bala Citta, la sua citta, no? La sua consapevolezza diventa forte. Bala vuol dire la forza. Quindi è una terapia potentissima, l'ha inventata Krishna, lui sa bene come aiutare le anime condizionate. Allora, il mondo spirituale è meraviglioso. Il mondo materiale è il riflesso del mondo spirituale, quindi tutto un po' capovolto. Ecco l'esempio che c'è nella Bhagavad Gita. Allora noi dobbiamo comprendere come funziona questa distorsione che c'è all'origine. E questo può succedere solo se stiamo in contatto con chi è liberato. Non c'è un'altra cura. Bisogna ricercare la compagnia dei puri devoti, perché è l'unico modo attraverso il quale liberarsi dal ciclo di nascita e morte. Altrimenti dobbiamo fare un'altra vita, ma tanto per Krishna, uno faccia 150 milioni di vite o 150 milioni e una o 36, perché nel mondo spirituale non c'è l'influenza del tempo come qui. Quindi quando uno si risveglia e torna nel mondo spirituale è come fosse passato un attimo, perché non c'è l'influenza del tempo come qui. E quindi supera questa manifestazione dove tutto è un riflesso distorto.
Adesso non ti so dire di più perché dovrei un attimo andare al punto, però non c'è neanche il tempo. Va bene, comunque la cosa importante è capire che tutto è proiettato, è riflesso nell'acqua. Quindi il mondo spirituale qui viene riflesso. Ecco perché è affascinante, ci sono delle cose interessanti, perché comunque è il riflesso del mondo spirituale. Ma uno intelligentemente dovrebbe pensare, ma se il riflesso è così affascinante, ma la realtà come dovrebbe, come sarà? E quindi deve usare l'intelligenza per liberarsi, non per degradarsi. La mente, Krishna dice ad Arjuna, devi usare la mente per elevarti, non per degradarti. La mente può essere l'amica dell'anima condizionata o può diventarne nemica. Dobbiamo sicura di stare nel mondo materiale e trascendere, cioè distaccandoci dalla sua materialità, quindi vivendolo, ma... La nostra cura è passare dal mondo materiale. La prova qual è? Che ci siamo dentro e che abbiamo un corpo materiale. E quindi è come se uno si ritrova improvvisamente all'ospedale. Non si ricorda bene come ci è capitato, no? Però se è dentro un ospedale, in un reparto, chi in isolamento perché ha preso un'infezione tremenda, chi con una spalla rotta e la gamba appesa perché ha fatto un incidente, ha battuto la testa, non si ricorda. Chi, ditemi voi, se è nell'ospedale perché c'è un problema, se no era altrove. Quindi se noi siamo nel mondo materiale e siamo a un passo dal baratro o a pochi passi dal baratro, che differenza c'è tra essere a un passo dal baratro o a pochi passi? Prima o poi ci arrivi nel baratro e non sapendo nemmeno quanti passi ci sono, questo è il mondo materiale. Mondo materiale dove tutto è temporaneo, pieno di ignoranza e di sofferenza. Quindi non dobbiamo cercare di capire noi cosa sta succedendo, perché la nostra mente è quella che ci sta condizionando. Quindi se usiamo quella mente lì per capire, è l'ennesimo condizionamento. No, dobbiamo ascoltare chi non è nella mente condizionata e seguire le sue istruzioni. Facendo così la nostra mente si libererà. Ma se noi andiamo dal maestro spirituale e lui ci dice cosa fare e noi diciamo sì, ma tu parli così perché per te è facile, ma io ho tutti i miei problemi e tu non li capisci. Non succede niente, la mente rimane la stessa. Anzi, forse con una punta di frustrazione in più, perché eri a un passo dalla liberazione e ti ritrovi a un passo dal baratro, avendo perso la... quindi si chiama... Ridaya Dorubalyam, la debolezza di cuore, entra una debolezza di cuore, far parte della tua, perché pensi di non essere all'altezza. E invece noi siamo all'altezza, perché se abbiamo ascoltato fino adesso tutto quello che abbiamo detto, vuol dire che noi siamo all'altezza, possiamo essere all'altezza. Ma se non c'è la volontà di fare le cose,
Puoi portare il cavallo a bere, ma non puoi obbligarlo a bere. Allora è la volontà, e questa volontà viene se riceviamo la misericordia del maestro spirituale. Non è roba nostra. Questo che dobbiamo metterci, per quello dobbiamo essere grati al maestro spirituale e fare qualcosa per aiutarlo, per soddisfarlo. Perché è questa gratitudine che fa sì che il maestro spirituale dice: ok, tu sei degno della misericordia, sei degno di ottenere il premio. E quando il maestro spirituale vede e concede il premio, allora ci arriva questa balacitta, questa forza spirituale, e il modo lo troviamo, perché adesso abbiamo una forza da leoni, ma non è roba nostra, ce l'ha data il maestro spirituale. Diventa nostra se manteniamo sempre il collegamento. Allora, se, cosa vuol dire in associazione con i puri devoti? Il maestro spirituale sa benissimo che uno non può sempre stare vicino ai puri devoti. Qualcuno è vincolato, deve fare un sacco di cose. Allora ti dice: guarda, alzati prima, canta il japa e trova il tempo per leggere mezz'ora la Bhagavad Gita al giorno. Perché? Perché c'è la parola di Krishna e le spiegazioni di un'anima liberata. E quindi, facendo così, tu sei sempre fuori dalla gabbia, anche se sei in gabbia. Però adesso comincia ad avere la chiave che ti permette di uscire un attimo, poco tempo, però si apre la porta, esci, poi devi rientrare, perché all'inizio dura solo pochi attimi questa liberazione dalla mente. Poi più si pratica il Bhakti Yoga e più questi attimi si espandono, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Alla fine la gabbia diventa un lontano ricordo. E da lì in poi comincia a vedere tutte persone in gabbia. E l'unica cosa che hai da fare, qual è? No, perché ti sei già liberato. Continuare a essere libero, fare la stessa cosa che hanno fatto con te, aiutare gli altri con attenzione, perché ci sono quelli che vogliono restarci in gabbia, e se gli vai a dire guarda che sei in una gabbia ti mandano e quindi bisogna vedere, perché qualcuno vuole uscire. Allora lo stare nel mondo materiale è questo, quello che stiamo facendo. Però possiamo stare in un modo o nell'altro. Quindi cantare il mantra, ma possiamo cantare in un modo o in un altro. Quindi stiamo nel mondo materiale, ma queste informazioni ci dicono: che meraviglia, adesso ho capito perché sono qua. Perché dovevo ricevere questa bala città, questa forza che mi permette di liberarmi dal ciclo di nascite e morti e non avere più il desiderio di desideri materiali da soddisfare. Per quello che poi leggi i versi, dici: non hai più desideri, non hai più invidia. Come fa uno a essere invidioso? Puoi vedere 300.000 sofà dentro 300.000 gabbie. Essere contento di non avere né il sofà e soprattutto la gabbia, giusto? E sai che sarà questione di tempo. E poi c'è il trampolino che ti riporta a casa, dove tutto non è una proiezione come qui, ma dove tutto è la verità e dove non c'è nessuno in gabbia, dove
lì le gabbie non esistono. Va bene? Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada, Ki Jai, grazie dell'attenzione. Sono le 7:20, 5 minuti di mantra per spalancare le porte della gabbia. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Insieme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
Haribo!